corri e vai. Con i tuoi amici ti divertirai. Snaffy, Granti, Boris e anche Poppy è qui con te. Tutti insieme siete lì per giocar così. Miffy, sei una coniglietta. Miffy, dolce un po' furbetta. Miffy, la nostra amichetta. Un pomeriggio, Miffy e Melanie stavano giocando in giardino. «Io farò finta di essere una principessa», disse Miffy. «E tu puoi far finta di essere una regina, Melanie». «Sarà divertente», disse Melanie. Era davvero molto divertente. La principessa Miffy e la regina Melanie passarono un buon pomeriggio. «Melanie! Miffy!» le chiamò dalla finestra mamma Bunny. «Venite dentro! È ora di andare a letto!» Subito Miffy e Melanie si infilarono nei loro letti. «Volete che vi legga una storia per addormentarvi?» disse la mamma di Miffy. «Oh sì! Per favore leggici una storia!» dissero Miffy e Melanie. «Ecco una bella storia di una principessa e di una regina. Volete ascoltarla?» domandò la mamma di Miffy. Miffy e Melanie risero. Era divertente che la mamma di Miffy avesse trovato una storia simile al gioco che avevano fatto quel pomeriggio in giardino. Era una storia fantastica. E le ragazze ascoltarono attentamente ogni singola parola. Quando finì di leggere la storia, mamma Bunny spense la luce e disse... «Sogni d'oro, piccoline. Domani è un altro giorno.» Quando fu buio, Melanie sussurrò a Miffy. «È stata una storia fantastica. Non c'è nulla di male se ne leggiamo un'altra.» Miffy accese la lampada del suo comodino e prese un altro libro dalla mensola. «Puoi leggerla, Melanie?» domandò Miffy. «Ragazze, ragazze! Ancora non dormite!» disse mamma Bunny. Quando la luce fu nuovamente spenta, Melanie sussurrò a Miffy. «Ancora non so leggere, Miffy, ma vorrei.» «Anch'io!» sussurrò Miffy. Subito le due ragazze si addormentarono e prima che se ne accorgessero fu mattina. «Sveglia! Svegliatevi, Melanie e Miffy! È ora di alzarsi e di andare a scuola.» A scuola, la maestra domandò alla classe: «Vi piacciono le storie? Vi piacerebbe essere capaci di leggerle da soli?» Miffy e Melanie si guardarono. «È proprio quello che vorremmo!» sussurrò Miffy a Melanie. Per tutto il giorno i ragazzi cominciarono a imparare a leggere le lettere e le parole. Fu molto emozionante. Alla fine del pomeriggio la maestra disse: «Ho un bel libro di storie. A chi piacerebbe leggere alcune parole?» Miffy e Melanie si guardarono di nuovo. Erano così sorprese di vedere che era lo stesso libro della mamma di Miffy. Tutte e due le ragazze alzarono la mano. La maestra scelse Miffy e le diede il libro. Miffy cominciò a leggere. «C'era una volta una graziosa principessa.» La maestra fu sorpresa che Miffy sapesse leggere così bene. «Ha imparato a leggere molto velocemente, Miffy», disse. «Conosco questa storia a memoria.»